Le dinamiche produttive di Oikos sono molto simili a quelle dell'antico Arsenale, a tal punto che noi abbiamo coniato una nuova parola, arsenalità. È un neologismo che abbraccia il senso di artigianalità e industria, cioè la cura del dettaglio, l'esperienza del lavoro che è proprio dell'artigiano e l'organizzazione e la tecnologia che sono proprio dell'industria. Ecco, è un concetto che oltre a ribadire il nostro legame col territorio, con questo territorio, perché noi di questo territorio siamo figli, e promuove la realizzazione di un prodotto fatto con cura artigianale mediante un'organizzazione produttiva industriale. Ecco quindi che arsenalità è un termine, ma racconta anche una storia. Parla di operosità, di manualità, ma anche di industria. Presentiamo il nuovo payoff Oikos e il No Limits Project 2014. Per quanto riguarda il nuovo payoff, noi sentivamo da tempo l'esigenza di trasmettere qualcosa di più rispetto al nostro attuale payoff, porte blindate su misura, perché noi sentiamo, ma anche voi percepite, che Oikos Venezia ormai non produce più soltanto porte. Non è che si è messo a fare finestre o porte interne, però non produce più solo un rettangolo marrone che serve a chiudere una casa, o non fa più solo la porta blindata, cioè una chiusura per mettere in sicurezza l'abitazione. Noi facciamo qualcosa in più, qualcosa che ormai tutto il mondo apprezza. Pensiamo e realizziamo soluzioni per l'ingresso. L'ingresso che è uno spazio del nostro vivere quotidiano, uno spazio importante, anche in questo dare importanza all'ingresso c'è un collegamento con questa città che ci ospita, che è Venezia, no? Gli ospiti stranieri venivano fatti arrivare direttamente in piazza San Marco passando dal canale della Giudecca, quello che voi avete fatto nel percorso di oggi, no? Passando di là perché era l'ingresso ufficiale nella città. Ed era un ingresso che doveva sorprendere, doveva affascinare. Anche allora l'ingresso
aveva la sua importanza. Noi non facciamo altro che ribadire l'importanza di questo spazio. Come vedete, il nuovo payoff è architetture d'ingresso. Architetture perché sempre più il nostro prodotto si rivolge al campo dell'architettura. Ingresso perché l'ingresso non lo vediamo più come uno spazio privo di significati, ma come un luogo del vivere che dovrà essere sempre più valorizzato.